Ecco di noi in onda, amici radioascoltatori di Radio Città 234. Oh, dottore, ecco, ha ragione lei, con sì, è così. D'altronde i giocatori allora non erano delle bandiere, eh? Un attimino solo, ecco qua. E poi ci si lamenta che non ci sono più emozioni, che non si comunica. Le piace così? Guardi qua. Perché la gente pensa sempre solo ai soldi, corre, 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 e non comunica. Di comunicazione. Oh, va bene così, eh? Diciamo, è l'unica vera causa dei problemi che si possono così creare nel rapporto. Oh, come dottore, mi scusa, non l'ho sentito entrare. Nei momenti di pausa anche io mi devo dedicare un po' di tempo ai miei capelli. Facciamo il solito, eh? Un attimo, sono subito da lei. Una vera comunicazione è qui il paradosso. La cosa più importante non è tanto... Cara, hai preparato la tintura nera per il comandatore? Come? Devi ancora preparare quella del tuo cliente. No, 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 cara, no. Non sono arrabbiato, no? No, no, ma d'altronde noi siamo una coppia che comunica, noi comunichiamo. Corre, corre, perché il tempo è denaro, quindi bisogna correre. Non come questi giovani che non hanno voglia di fare nulla, vogliono trovare tutto libero, pronto, come quando la mamma li faceva a letto, uguale, no? Come datore, no? Questi giovani sono svogliati, magari hanno qualche sogno da parte, aprono il giornale, puff, trovano, guardano, se ne dicono, apriamo, ma non dicono, non ci piace. Un po' ascolto parlare, un bambino, è importante, ascoltare e parlare, comunicare. In questa vita bisogna correre, perché chi non corre rimane indietro, e poi insomma, invece questo è il lavoro, bisogna comunicare. Guardi come faccio io. Cosa sareste se non ci fossero gli ascoltatori? Quindi nel comunicare l'importante è ascoltare, non soltanto parlare, mentre oggi ognuno vuole parlare senza più ascoltare l'altro. Non vanno più a vivere da soli, a 30 anni ce ne abbiamo ancora. Ma no, come... Sì. Sì, come ne capisco, voi giovani, come ne capisco. Per voi è molto dura, troppo dura. Assistenti! Accompagnate il soggetto nel reparto. Buonasera, professore. Professore, che schifo ogni giorno per questa curigliosa. Come vi permettete di criticare il mio operato? Questa terapia ha ottenuto successo in tutto il mondo. E solamente grazie a me, che la pazzia, quella vera, verrà debellata dalla faccia della terra. Comunicare. Questa è la parola d'oro. Questa è la parola di Dio. Comunicare.